mangiato moltissimi animali in vita mia, ma nessun animale ha mai tentato di mangiarmi. C'è da dire che mi tengo ad adeguata distanza dagli animali e da tempo non frequento neanche più gatti. Ad essere sinceri, una volta un gatto femmina ha tentato di mangiarmi, iniziando dal naso. L'ho guardata serio e le ho detto: cosa stai tentando di fare, stupidina? Mi ha dato ancora un piccolo morso, poi se n'è andata sbuffando, chiaramente delusa. Mi tengo a distanza anche dai bambini, perché i bambini sono matti e in più sono contagiosi. Non c'è nulla di più stancante della follia altrui. Bisogna imparare a baciare. Chi bacia male commette peccato. Per ogni bacio mal dato, Dio piange e ci inonda delle sue lacrime acide. Mi è insopportabile il pensiero che le persone alle quali voglio bene possano morire. Per fortuna voglio bene a pochissima gente. Piuttosto che morire, m'ammazzo. Conosco uno che conosce uno che una volta si è tagliato i capelli ed è morto dissanguato. Da quando ho smesso di guardare la tele, sono diventato più intelligente, le mie prestazioni sessuali ne hanno giovato e ho guadagnato un paio di diottrie dall'occhio sinistro. Non ho altro da aggiungere e non mi pento di nulla, tranne di quella volta che non fui in grado di consolarla. Le mie palle sono piene di speranza.